Mi occupo prettamente di malattie autoimmuni croniche e la mia intenzione è di poter aiutare la gente a essere più sana. Questo lo faccio usando la nuova scienza della metabolomica che attraverso analisi specifiche può misurare e indicare quale è necessario per ogni persona a livello personalizzato. Quello che mi ha spinto ad andare verso la direzione della metabolomica è stato un libro di un grande cardiologo messicano, Demetrio Sodipalares, che parlava della terapia metabolica delle cardiopatie, delle malattie cardiache. Questo libro spiegava come si poteva dare delle indicazioni e delle cure a livello di causa e a livello metabolico e cellulare delle malattie croniche cardiache. Questo approccio si poteva applicare anche in tutto il corpo e tutti gli organi. Questo mi ha spinto a cercare di trovare delle soluzioni simili metaboliche anche per altri organi, tessuti e per tutto il corpo. Cercavo di trovare un metodo per poter misurare questi allontanamenti dalla funzione fisiologica, funzione normale. Sono riuscito a trovarlo nel 2006 venendo a sapere delle analisi metabolomiche. Le analisi metabolomiche sono delle analisi che possono misurare delle piccole molecole che partecipano nelle reazioni chimiche che accadono all'interno delle nostre cellule, all'interno del corpo umano. Misurando queste piccole molecole possiamo avere informazioni sulle vere cause, la ragione per cui una persona si ammala e il suo corpo non funziona in una condizione ideale. Con la metabolomica quindi io sono riuscito a trovare la vera causa di ogni malattia o della dipartizione dal funzionamento perfetto del corpo umano e questo per ogni singola persona. In base quindi alle analisi metabolomiche ho cercato di ripristinare l'equilibrio biochimico su ogni mio paziente. Per fare questo ho usato sia terapie farmaceutiche, interventi nutrizionali e anche interventi di integrazione, di dare cioè al corpo le sostanze che mancano a livello di vitamine, minerali, aminoacidi, enzimi, tutto quello che serve a un corpo per funzionare in un modo sano. Ho usato quindi degli integratori che si trovavano in commercio in quel periodo, però la maggior parte degli integratori, anche se sono delle migliori marche al mondo di vari paesi, dalla Norvegia agli Stati Uniti, al Giappone, in Europa, in Svizzera, il problema è che la maggior parte di questi integratori hanno una predisposizione commerciale, quindi devono avere anche un aspetto estetico, devono avere un bel aspetto per il cliente. Tutto questo mette in condizione la ditta che produce questi integratori di inserire degli eccipienti che sono anche ammessi e sono pure sicuri, però non sono cibo. Una cosa che viene usata molto spesso è il titanio. Il titanio permette alle pillole essere bianche, avere un bel colore, essere lisce, viene usato anche nei dentifrici, nelle gomme. Però quanto titanio può sopportare un corpo umano? Perché se devi fare degli interventi a livello nutrizionale devi dare una tale quantità di integratori che se sono tanti come pastiglie durante la giornata e tutte contengono un po' di titanio, alla fine la quantità di titanio assorbita può essere problematica e questo vale anche per altri eccipienti. Quindi si è creata gradualmente la necessità di trovare degli integratori che non usano degli eccipienti che non erano nutrienti. Nel 2012 sono venuto a contatto con un'azienda, la Meetup, che ha la base in Italia. Ho avuto l'opportunità di scambiare dell'informazione basata sulle analisi e sulle esperienze che avevo accumulato negli anni precedenti e ho chiesto a loro di produrre degli integratori in base alle vie metaboliche umane e le necessità che venivano fuori dalle analisi effettuate. Meetup, i tuoi integratori personalizzati.